Buon pomeriggio a tutti, siamo online, direi sono le 14:30 precisamente del 4 di ottobre, giovedì. Eccoci qui di nuovo, siamo appunto ormai quasi nel fine settimana e ritorniamo in un setting più casalingo per questa diretta, dopo la diretta che è stata fatta, che abbiamo fatto qualche un paio di giorni fa, no, anzi era ieri, ecco, ieri, dalla Camera dei Deputati. Come al solito, prima di cominciare, vi ricordo di pigiare su questa freccetta dove c'è scritto condividi, in modo tale da allargare il più possibile, diciamo, la platea dei nostri amici che mi seguono online, e naturalmente potete fare lo stesso, cioè pigiare sulla freccetta, anche sul video che poi resterà sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito www.ivanscalfarotto.it. Vi anticipo sin d'ora che la diretta di domani la faremo alle ore 14:30. Domani sono di ritorno a Milano venerdì, e quindi, salvo ritardi degli aerei, dovremmo restare sull'orario di oggi. Ma veniamo alla cronaca politica e partirei con una piccola nota di costume, di colore politico, insomma di contorno, non sostanziale, che però secondo me indica una certa attitudine, un atteggiamento dei nostri, diciamo, delle persone che sono al governo del paese. Ed appunto, lo dicevo, l'avete letta probabilmente sui giornali, volevo parlarvi appunto del siparietto che ieri il vice premier e ministro degli interni dell'interno Salvini ha fatto in aula. Dunque, dovete sapere che il mercoledì normalmente c'è il question time, quindi c'è un tempo nel quale il governo viene a rispondere alle domande dei parlamentari e lo fa in diretta televisiva. Ieri avevamo appunto Matteo Salvini in aula e naturalmente questo tempo è stato utilizzato anche da parte dei colleghi deputati della Lega per fare domande a Salvini a cui lui potesse rispondere, dando grande soddisfazione alla Lega, anche perché erano in diretta televisiva. Dovete sapere però che questo question time avviene appunto durante il primo pomeriggio del mercoledì, quando ci sono anche le commissioni, quindi tutti noi parlamentari sostanzialmente lasciamo l'aula e di corsa andiamo in commissione. Per cui normalmente, non avendo il dono dell'ubiquità, l'aula di Montecitorio, quando c'è il question time, è di fatto abbastanza vuota, ma questo non perché i parlamentari siano a passeggio, è che appunto non possiamo essere in due posti contemporaneamente. Naturalmente, ieri tutti i colleghi della Lega hanno mollato le commissioni, quindi sono andati via e sono tornati in aula per ascoltare il buon Salvini. Noi stavamo tornando alla spicciolata, sono tornato anch'io che avevo finito la commissione esteri e a un certo punto Salvini cosa dice? Dice: "Ah, guardate che strana la vita, qui c'è il governo e ci sono più parlamentari della maggioranza che dell'opposizione." Naturalmente, la cosa che ha fatto veramente strano è che Salvini, come sapete, è stato probabilmente il più grande assenteista del Parlamento europeo, cioè Salvini in aula a Bruxelles, a Strasburgo, non ci andava mai. E devo dire che Salvini è stato addirittura è consigliere comunale di Milano, lo è stato almeno per 25 anni. E anche lì non si è mai visto nell'aula del Consiglio Comunale, per cui è stato molto buffo che Salvini, che non ha mai frequentato le aule dove è stato eletto e dove era pagato per stare, che ci rimproverasse del fatto di essere assenti. E naturalmente però devo dire che la ragione per la quale tutto questo è finito sui giornali è che in quel momento presiedeva Mara Carfagna, che è una delle vicepresidenti della Camera. E devo dire, io ho una grande stima per Mara Carfagna, molto spesso non sono d'accordo con lei con le cose che dice, ma devo riconoscere che è una persona estremamente seria, una sempre preparata, sempre sul pezzo, che sa sempre di che cosa parla. Poi magari, ripeto, uno può non essere d'accordo sul merito delle idee, ma non si può dire mai che prenda le cose sotto gamba. E anche il ruolo di vicepresidente della Camera lo sta rivestendo con notevole dignità e con notevole, diciamo, autorevolezza. E ieri ha detto a Salvini: "Guardi, ministro, che i parlamentari in questo momento non sono tutti in aula perché sono in corso le commissioni." A che Salvini si è girato e ha detto: "Ah, ma mi lasci parlare?" E la Carfagna è stata veramente molto brava perché ha detto: "Guardi, lei può parlare quanto vuole, ma non può offendere il Parlamento." E si ricordi, anche se le sembra strano, che qui dentro le regole valgono anche per lei.
Applausi scroscianti e anche grande successo perché questa scena è diventata virale sulla rete, ma voglio anche spiegarvi per quale motivo gli applausi sono stati scroscianti in aula, che esiste sempre una dinamica tra Parlamento e governo, per cui il Parlamento è sempre molto orgoglioso della propria autonomia e del fatto di poter esprimersi con il governo che è una controparte del Parlamento. Certo, il governo ha la fiducia della maggioranza del Parlamento, ma sono due cose distinte e separate. Il governo non può mettere i piedi in testa al Parlamento. Quando un presidente di turno riesce, diciamo, a difendere la dignità del Parlamento rispetto al governo, devo dire che questo suscita sempre grandi applausi e grande apprezzamento dagli scranni di noi parlamentari. Quindi devo dire molto bene, molto male però che Salvini, ripeto, venga in aula sempre con questo atteggiamento estremamente arrogante. Diciamo, era veramente gratuita questa sua uscita e quindi molto bene che il presidente di turno, Mara Carfagna, lo abbia rintuzzato. Ma insomma, queste sono cronache parlamentari che mi fa piacere di condividere con voi perché una delle promesse quando ho cominciato a fare queste dirette era proprio di raccontarvi anche un po' che cosa succedesse all'interno del palazzo. Ma andiamo a cose più sostanziali. Un paio di notizie, diciamo, importanti sono che uno pare che finalmente il governo abbia nominato il commissario per la ricostruzione a Genova, che è il sindaco Marco Bucci. Pare nel senso che è stato un annuncio dato da Conte e poi un annuncio dato da Toti, ma la firma sul decreto da parte di Conte ancora non c'è. Quindi stiamo in campana perché sapete che di commissari ne abbiamo visti tanti. Cingolani. Poi Claudio Gemme, si era detto che sarebbe stato Gemme sicuramente, poi hanno detto che non andava più bene perché sua madre era una sfollata. Io poi non capisco, forse questo doveva essere un incoraggiamento a costruire il ponte più rapidamente. Ma insomma, come al solito, perché Lega e 5 Stelle non vanno d'accordo su niente? Perché questa è la verità. Alla fine ogni decisione richiede un tempo infinito perché le cose si elidono, quello che va bene per uno non va bene per l'altro. E in conclusione, se il decreto della nomina di Bucci fosse firmato oggi, che è il 4 di ottobre, noi avremmo messo per avere il commissario di Genova dal 14 agosto al 31 sono 17 giorni, poi 30 giorni di settembre sono 47 e 4 sono 51 giorni, quasi 2 mesi per avere il commissario. E ricordate tutti che il ministro Toninelli, l'ineffabile Toninelli, aveva detto che tutto sarebbe successo il giorno dopo, commissario, revoca delle concessioni. Naturalmente non è successo niente, cioè, sia ben chiaro, ancora non abbiamo la firma sulla nomina del commissario e nel frattempo se le sono date di santa ragione e la gente a Genova aspetta che qualcosa succeda. Questo deve essere molto chiaro. Questo metodo di lavoro così scriteriato, lo stiamo vedendo all'opera anche sul DEF. Sulla nota di variazione al DEF, cioè su quella che sarà la manovra che il Parlamento dovrà approvare entro la fine dell'anno. Voi ricordate la settimana scorsa la sceneggiata sul balcone, i parlamentari con le bandiere di sotto, la manovra del popolo, eccetera. Alla fine si è scoperto che questa manovra non esisteva, non c'era nulla di scritto, tant'è che il povero Tria è andato a Bruxelles alla riunione dei ministri dell'economia ed è dovuto tornare indietro perché non aveva un testo da discutere con i suoi colleghi, perché dovevano scriverlo in quel momento. Avremmo avuto un deficit del 2,4% per 3 anni, 19, 20, 21. Adesso pare che tutto sia cambiato, cioè che il deficit sarà del 2,4 per il 2019, sarà del 2,1 per l'anno 2020 e dell'1,8 per l'anno 2021. Però tutto questo, e tra l'altro prevedono anche che il debito vada in discesa, cioè che il deficit scenda, pur salendo molto al di là di quelle che erano le previsioni, di quelli che erano gli accordi con l'Europa. Ma prevedono una discesa diciamo, del rapporto tra debito e PIL. Ora, tutto questo si basa su una previsione di una crescita del PIL molto elevata, intorno all'1,5%. Sappiamo che le ultime stime danno l'Italia crescere quest'anno, se va bene, dell'1%, quindi sono numeri scritti completamente sulla sabbia e comunque certamente non scritti in un documento perché il DEF, questa nota di variazione al DEF non è ancora arrivata alla Camera. Tra l'altro, i partiti se la litigano. Non so se avete letto di questo esponente importante del Movimento 5 Stelle, Buffagni, che ha detto che Salvini aveva parlato di mattina e quindi era confuso, perché Salvini a un certo punto ha detto che i soldi per il reddito di cittadinanza non erano 10 miliardi ma 8.
E quindi Buffagni gli ha detto: sì, ma l'ha detto di mattina, quindi stava dormendo. Una battuta, insomma, che dà un indice della cordialità dei rapporti tra Lega e 5 Stelle. E quindi non si capisce appunto quali siano i fondi. Adesso pare che vogliono spendere 20 miliardi. Ha detto Di Maio che 10 sarebbero per il reddito di cittadinanza, 7 per il superamento della legge Fornero, 2 per la flat tax e 1 per un piano di assunzioni straordinario. Peccato che questi soldi poi bisogna aggiungere sempre le famose 12, famosi 12 o 13 miliardi per le clausole di salvaguardia. Abbiamo naturalmente la maggior spesa per interessi sul debito pubblico dovuta allo spread, che sapete in questi giorni è girato intorno a 300, navigando stabilmente intorno a 280-290. Quindi stiamo spendendo di questi soldi che loro vanno a spendere in più, moltissimi andranno sull'interesse sul debito pubblico. E insomma, in realtà noi sulla carta non abbiamo ancora visto nulla. Dice Di Maio che la manovra è stata dettata dal popolo italiano, ma questa, diciamo, la dettatura deve essere stata confusa perché Salvini e Di Maio scrivono cose differenti. Nel frattempo, oggi Tria diceva: se ci sono delle regole, vanno rispettate, uno può anche violarle, ma ricordiamoci poi che qui chi quelle regole ha sancito può stabilire che ci siano delle sanzioni per chi le viola. Quindi un film tutto ancora da vedere, ovviamente io continuerò a seguire e vi informerò sugli sviluppi quando ce ne saranno. Fatemi dire l'ultimissima cosa, mentre sono le 14:42, nel frattempo vi chiedo sempre di condividere la diretta o di condividere il video che ne resterà più tardi. Giusto diciamo, dato di cronaca, oggi con un'intervista al Corriere della Sera si è candidato alla segreteria del Partito Democratico Matteo Richetti. Quindi ci sono evidentemente più candidati che stanno venendo fuori. Vedremo se ce ne saranno ancora degli altri. Sentiremo anche chi sarà candidato, diciamo così, più o meno ufficialmente dalla corrente, diciamo, dal gruppo di Renzi. Richetti ha detto appunto che lui si è candidato senza ottenere il permesso di nessuno, che è una delle cose che ha imparato da Renzi, e quindi vedremo che cosa poi succederà anche su quel fronte, se ci saranno altri candidati. Sento, per esempio, quantomeno in Parlamento si sussurra anche di nomi di candidate donne che potranno esserci, quindi andiamo incontro a quanto pare non a un congresso fatto di due candidati l'uno contro l'altro, ma di una pluralità di candidati. Sarà interessante, comunque un segno di vitalità da parte del partito. Io ovviamente, quando deciderò chi è il candidato da appoggiare, ve lo farò sapere. Nel frattempo, però, sono molto curioso del fatto che si sta avvicinando la Leopolda, che ci sarà tra poche settimane, quindi credo 19, 20, 21, se non vado errato, quindi in quel weekend a Firenze. Io ci sarò per i 3 giorni, e quindi dal venerdì alla domenica. Vi invito naturalmente ad esserci. Ci si può già iscrivere, pre-iscrivere sul sito che è appunto della Leopolda 9. Matteo Renzi ha annunciato in quella sede che lancerà i suoi comitati civici, che sono lo strumento della resistenza civile a questo governo. Credo che sia anche quella un'iniziativa molto interessante per poter allargare non soltanto al partito, ma a tutta la società civile una resistenza a un governo illiberale, anti-europeista, anti-scientifico, anti-quant'altro, come stiamo vedendo in questo periodo. Io penso, l'ho detto sempre durante queste dirette, che io credo sia molto importante in questo momento recuperare un impegno politico in prima persona, quindi non soltanto delegare a noi rappresentanti nelle istituzioni, ma tornare a fare politica in prima persona. Io penso che i comitati civici possano essere un'ottima iniziativa per poter allargare a chi magari non si vuole iscrivere a un partito politico, ma vuole impegnarsi sui temi che questo governo sta scardinando. Ne sapremo di più a Firenze. Io sono curiosissimo di saperne di più, e naturalmente immagino che questo valga anche per voi. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi alla Leopolda, prenotatevi l'hotel in modo tale, se non siete a Firenze e dintorni, in modo tale che possiate trovare posto, e quindi ci vedremo sicuramente in quella sede. Io, mentre scoccano le 14:44, come sapete, prometto sempre di non utilizzare più di 15 minuti del vostro tempo. Voglio ricordarvi che domani, salvo ritardi aerei, ci vedremo da Milano alle ore 14:30. Voglio ricordarvi per l'ultima volta di pigiare questa freccetta dove c'è scritto condividi, in modo tale da poter, come dire, allargare anche ad altri amici la visione del video che resterà di questa diretta sul sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e naturalmente sul canale YouTube. Mi fermo qui, vi auguro un buon giovedì sera e vi do appuntamento a domani. Ciao!